Ciao a tutti amici e bentornati qui su Torte di Nuvole. Oggi vi parlo delle 5 più importanti sagre calabresi che si svolgono in estate. Partiamo subito dalla Sagra del Polpo, che si svolge ogni anno a Joppolo in provincia di Vibo Valentia, dove il polpo viene cucinato secondo le tradizionali ricette del luogo. La serata viene anche allietata con musiche e artisti che si esibiranno lungo il lungomare. Altra sagra che non può mancare è quella della cipolla rossa di Tropea, che si svolge a Ricati, dove la cipolla IGP di Tropea viene fatta degustare in moltissimi modi, alcuni dei quali vi superanno di certo. Anche in questo caso la serata viene allietata con moltissime attrazioni per far divertire grandi e piccini. Sagra numero 3, la sagra dello stocco di Mammola, pesce nordico che però la cittadina di Mammola ha fatto suo. Moltissime le preparazioni di questo pesce che è possibile assaggiare nei diversi punti stand del paese. Musica etno-folk a far cornice alla serata. Altra sagra, e ci spostiamo a Bagnara Calabra, il Gran Galà del Pesce Spada, uno degli eventi più datati in Calabria che oggi si protrae per giorni con diverse manifestazioni. L'arrosto di pesce spada e gli involtini sono assolutamente da provare, ovviamente accompagnati da un buon bicchiere di vino. Ultima sagra è quella dell'Anduja e ovviamente non poteva mancare in questa lista. Il salume tipico calabrese è conosciuto in tutto il mondo ed ovviamente diventa re assoluto di questa serata. È presente naturalmente in varie pietanze, da leccarsi i baffi, tra cui bruschette, paste e verdure e molto altro vi aspettano a Spilinga. 5 sagre più una, vi lascio infatti un ulteriore consiglio perché se siete in Calabria per le vacanze fino a tarda estate non può mancare nella vostra lista quella di Sua Maestà il Peperoncino. Si svolge a Diamante in provincia di Cosenza a settembre con la degustazione di specialità piccanti e non solo. Vi ricordo che tutte le informazioni riguardo queste sagre le trovate nel link nel box informazioni sotto il video e su tortedinuvole.com. Io vi aspetto alla prossima qui sul canale. Ciao!